Allora, inizio pure con te, insomma, stessa cosa, venite da una brutta prestazione, bruttissima prestazione contro la Sicuola Leoncio, adesso diciamo che resettiate tutto, insomma, bisogna cercare di ripartire. Non è facile, immagino non sia facile, anche perché siete entrati anche nell'occhio del ciclone, con la contestazione, con i fischi, cosa ne pensi? Diciamo che la contestazione sono anche un po' abituato per l'anno scorso. Credo che dopo una partita del genere non c'è nulla da dire, perché abbiamo fatto male tutti, dal primo all'ultimo, quindi credo che bisogna farsi un bel esame di coscienza, ognuno, come ho fatto io questi 2 o 3 giorni, sono stato malissimo, perché non mi sarei mai aspettato una partita del genere, però ci sta che potevamo andare in vantaggio noi, magari la partita sarebbe cambiata. Però io ti parlo su quello che ho provato io in campo. Non arrivavo mai prima sulla palla. E quando non arrivi mai sulla palla è difficile che riesci a vincere la partita. Quindi penso che bisogna un po' riacquisire quella cattiveria che ci aveva dato dei risultati all'inizio. È inutile dire che a Lecce abbiamo fatto una buona partita, perché è la realtà dei fatti, però anche lì abbiamo perso, quindi adesso le partite sono 2 sconfitte di fila che fanno male. Adesso penso che bisogna ripartire con l'atteggiamento giusto, più che altro è quello che noi vogliamo, quello che conta di più. Lo diceva pure il mister alla fine della partita in conferenza stampa, probabilmente c'è questo dubbio. I complimenti di Lecce forse vi hanno... Sì, magari in questo momento noi non siamo una squadra che può ricevere dei complimenti, perché abbiamo dimostrato che come passiamo poco poco la cattiveria e l'agonismo è finita. Quindi, ma non perché siamo scarsi o perché non abbiamo delle qualità, perché purtroppo in questa categoria è quello che ti fa vincere la partita. Cattiveria, quello che avevano loro, loro si vedeva negli occhi che loro erano più cattivi di noi. E questo è un mea culpa che faccio anch'io, perché come me tutti abbiamo sbagliato la partita. Quindi credo che bisogna solamente riprendere da dove avevamo lasciato, come col Bisceglie, come le partite prima. Chiuso qua. Senti, personalmente penso anche che, insomma, forse, non lo so, in certi... Non hai giocato una buona partita, ovviamente, contro la sicurezza, però probabilmente non ti sta aiutando neanche il modo in cui stai giocando. No, non è quello, perché anche con Lecce giocavamo 3-4-3 e ho fatto benissimo. Col Bisceglie 3-4-3 ho fatto benissimo. Il discorso è che ci sono delle partite in cui, ti ripeto, dove manca un pizzico di cattiveria, una cosa, cioè non riesci ad ottenere quello che devi ottenere. Cioè, il mister l'ha sempre detto, penso, no? Che questo modo di giocare così, se non hai cattiveria, non puoi giocare. Forse anche per quello che all'inizio non riuscivo ad avere spazio. Ci ho messo un po' di più a capirlo e poi alla fine penso di essere riuscito ad entrare nella mentalità. Penso che anche come caratteristiche sono cambiato dall'inizio. Cioè, corro molto di più, vado in pressing, cosa che prima non facevo. Quindi, ti ripeto, quando manca la cattiveria, siamo una squadra normalissima. Vabbè, adesso arriva questa partita con l'Acragas, lo dicevo prima pure con il tuo compagno, con Sabato, partita tutt'altro che facile, una partita che nasconde tantissime insidie, loro sono ultimi in classifica, però insomma non sono affatto morti. Adesso come si affronta questa partita? Ci ripeto, come se dovessimo giocare contro il Lecce o contro il Catania, è uguale, è la stessa cosa, anzi forse anche peggio, perché andare lì in questo momento non è facile, dopo il risultato che abbiamo ottenuto l'ultima partita. Quindi bisogna solamente pensare a questa partita, e quello che penso partita per partita bisogna pensare, non bisogna più pensare a playoff, salve, prima partita per partita, riuscire ad ottenere 3 punti e basta. Senti, ti voglio chiedere una cosa, tu da qualche anno che sei a Catanzaro, purtroppo non stai vivendo in generale, non stai vivendo belle annate qui a Catanzaro, no? Ogni anno sono difficoltà, anche insomma cambiano le società, e però continuate ad avere questi problemi. No, vabbè, non è uguale agli anni passati, cioè, questo bisogna anche dirlo, perché abbiamo 28 punti, anzi 29 meno il punto, e questa non è un'annata da cancellare, perché le annate passate erano annate da cancellare, non perché eravamo scarsi anche lì,
perché si erano creati dei problemi, anche delle partite che abbiamo perso malamente, che ci hanno portato nella cattiva strada. E questo non deve succedere quest'anno. Perché adesso, per una partita del genere che noi abbiamo perso, non è che noi abbiamo perso tutto quello che abbiamo fatto prima. Noi dobbiamo riprendere da dove abbiamo fatto bene, dove eravamo cattivi e continuare da lì. Riprendere quel tipo di atteggiamento. Però ti chiedo quanto ti piacerebbe invece giocare in una squadra che gioca per vincere il campionato. Ma è... Catanzaro ha tutto per, come piazza, come tifosi, ha tutto per arrivare a quei... Come ho sentito prima parlare sabato, cioè è vero quello che dici. Perché è bello giocare davanti a tanta gente che ti incitano e che ti fanno sentire importante. Però per arrivare lì bisogna passare da queste partite, dove magari in un momento di difficoltà, come ci sono per tutte le squadre in momenti di difficoltà, da lì bisogna vedere la squadra realmente. In questo momento bisogna unirsi tutti quanti insieme, dal primo all'ultimo, anche voi tifosi, tutti, e uscire da questa situazione. Che ripeto, non è che siamo terz'ultimi o penultimi in classifica come gli anni passati. Quindi abbiamo sia il tempo, perché ancora siamo in tempo per riuscire a svoltare. Dobbiamo riuscire.